Hello ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte su Pokémon Let's Go Eevee. Parto subito col dirvi una cosa, ho fatto un bel po' di roba e attualmente ho catturato una streak di 31 PG, ok? Perché ho fatto questa cosa? Perché volevo iniziare questa parte catturando uno shiny, voglio provarci. Come funziona il catturatore di uno shiny? Funziona che vedete che adesso appaiono un bordello di PG, ma io cerco un PG in particolare, ovvero un PG che fa una specie di brillantio, cioè dovrebbe fare delle scintille particolari che mi faranno capire che è quello shiny, oltre che ovviamente vedere il colore, perché sarà colorato giusto, cioè sarà di quel colore dello shiny. Purtroppo con PG è un esempio un po' scrauso perché il colore è molto simile, è un po' più verdognolo. Però magari averlo fatto con un altro Shiny sarebbe stato più complicato. Perché finché si tratta di PG si trova comunemente qua. E va bene. Però io più avanti vorrei provare a farlo con tutti. Probabilmente sarà una cosa quasi impossibile. Ma ci proviamo. Appunto, come funziona il catturatore di uno Shiny? Io ho fatto una streak di 31 PG catturate di fila. Quindi ho catturato solo PG continuamente. E questa cosa aumenta le possibilità al massimo di far spawnare. Cacchio, ho preso un Bulbasaur. Vabbè. Allora, vi dico subito che anche se vi imbattete in un altro Pokémon che non c'entra con quello della streak che volete fare, tipo io adesso ho preso Bulbasaur, sono scappato, non è successo niente. L'unica cosa che può rovinare la vostra streak sono o che spegnete il gioco completamente, quindi non è che mettete in pausa la Switch, proprio chiudete il gioco, o che per sbaglio catturate un altro Pokémon che non è quello della vostra streak, oppure se il Pokémon che state cercando di streakare vi scappa. Quindi se io adesso al 30° PG mi scappa al 30° PG, mi si resetta tutto e quindi devo rifare tutto da capo. Vi ripeto, non è sicuro al 100% che vi spawni un Pokémon Shiny, un PG Shiny in questo caso. Portando a 31 la streak aumentate le possibilità al massimo che vi possa spawnare. Quindi può essere benissimo che dopo un PG che vi spawna è shiny. O può essere. Con le shiny bisogna purtroppo armarsi di pazienza e aspettare e aspettare. Per questo volevo farlo all'inizio. Mi sono portato avanti a inizio, cioè fuori registrazione, perché così startavamo con lo shiny. Se spawnasse. Allora, per il bene del video, userò un profumo. Questo dovrebbe essere questo. Profumo che attira Pokémon rari per un po' di tempo. Ok. Non so se Pokémon rari cosa intende. Però in teoria dovrebbe aumentare lo spawn. Ok? Aumentando lo spawn succede che ho più probabilità che mi spawni lo shiny. Vedete che adesso ci sono 456 PG. Aiuto! E qua qualcuno ha aperto la voliera per sbaglio. Che è successo? Non l'ho mai usato questo profumo in vita. Non pensavo facesse questo disastro. Ma guarda qua, ma cos'è? L'effetto del profumo è finito? Ma cacchio, è durato 5 minuti. Cioè, no, ma va là, è durato un minuto. Madonna, raga, ma quanta gente c'è? Quanti PG? Aiuto. Aiuto, non so dove muovermi. Ma non lo riesco neanche a riconoscere se mi spucca lo shiny da qualche parte. Ma non lo vedo. Ma c'è troppo PG. Non ci credo. No, raga. Ma che stai dicendo? Ho trovato Widow Shine. Oddio. Ma sarà possibile? Non è possibile. Cioè, è possibile, ma non è possibile. Non è lui che voglio. Volevo Poppo. Volevo PG io. Ma porca di quella vacca. Ma guarda te. Ma guarda te. Ma guarda. Vabbè, raga. Purtroppo, come potete vedere, è tutto basato sulla fortuna. Con le shiny funziona che ogni Pokémon che spawna, per quanto riguarda questo gioco, o comunque anche negli altri, la possibilità è 1 su 4096. Quindi vuol dire che ogni Pokémon che spawna ha una possibilità su 4096, quindi come se tirasse un dado di 4096 facce, ogni volta che spawna un Pokémon. Quella possibilità è lo shiny. Purtroppo è capitato adesso Weedle, io cercavo il PG e mi è capitato Weedle, ma fa lo stesso. Vi parlo dopo un'ora di ricerca, quindi io un'ora che sono qua a buttare profumi, inviti e quello lì, e mi è uscito Weedle. Va bene.
Va bene comunque, l'importante era averne uno. Purtroppo non è un Pidgey, ma fa lo stesso. Un'altra cosa degli Shiny è che nel box non sono visualizzati come Shiny, appunto. Vedete questi due Weedle che sono identici, quindi in caso c'è anche il rischio di venderli al professore, di trasferirli. Però se ci andiamo a cliccare sopra, andiamo su Info, vediamo che uno è normale, mentre l'altro è lo Shiny. Come facciamo a distinguere lo Shiny più avanti? Oltre che dal colore abbiamo una stellina lì in basso a destra. E se proprio vogliamo ricordarcelo che non vogliamo trasferirlo, perché dopo tutto quello che abbiamo fatto, che ho fatto per trovarlo, io lo voglio segnare, basta andare nelle informazioni e fare più segna. Vedete che adesso possiamo mettere, non lo so, un preferito, mettiamolo tra i preferiti. E adesso avrà questo simbolo strano nel box che lo renderà inscambiabile, intrasferibile e tutto. E là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte su Pokémon Let's Go Eevee. La scorsa volta ci siamo fermati qua davanti al tunnel roccioso, deviazione per Lavandonia. Ho visto adesso che c'è una Pokéball qua che non ho preso. Bene, grazie. Mentre ero off camera ho fatto tutte le battaglie allenatori che abbiamo saltato nella zona prima. Difatti sono saliti molti Pokémon di livello. Come vedete abbiamo un Pidgeotto al 33 e tra un po' si evolve per al 36 evolve. Abbiamo Ivysaur 32 che dovrebbe evolversi appena sale al 33. Cioè dovrebbe, in realtà doveva evolversi al 32, però al 33 si evolve. Poi vabbè, abbiamo Victreebel Gravel al 32, abbiamo Pikachu 30. Finché non troviamo una pietra tuono non può evolvere purtroppo. La cercheremo. Allora, ecco qua. Bagliore, sì. Io mi ricordo mi ero fermato qua perché avevo visto che c'era un Onix. Ora, sapete tutti che a me piace un sacco. Bello! Bello Rhyhorn. Bello Machop. Ok, qua ci sono dei Pokémon interessanti che vorrei. Quanto è grosso questo? 18. Purtroppo abbiamo 3 bacche lampo. Non va bene. Cioè, non bastano 3 bacche lampo per fare quello che dobbiamo fare. E ho notato che non si possono comprare. Quindi la mia domanda è: come le ottengo? Solo che me le trova solo Victreebel, cioè il compagno che ho in squadra, me le trova solo lui? O posso comprarle da qualche parte, non so, da qualche tipo? Vedo che non posso piantarle, e ok. Però magari, boh, c'è un ortolaio? Un ortaggero? Come che si chiama? Un tizio che vende le cose? Rhyhorn mi interessa però. Rhyhorn mi interessa perché evolve in terra, qui mi serve terra, è buono e non ha bisogno dello scambio, che è buono anche questo. Lotta, forse? Lotta mi sa che non mi serve, perché no, lotta non mi serve. Non adesso, cioè non per battere i capopalestra. Mi serve il terra, quello sicuro. Però abbiamo Graveler. Bene o male. Mi servirebbe un buio per lo psico. O uno spettro. Però se andiamo a Lavandonia. Guarda Graveler selvatico. Oh madonna. Ok, Graveler così è bello. È bello. Chissà se troviamo anche Golem selvatico. Sarebbe bello. Sarebbe strano. Non spawna Golem selvatico, vero? Cioè più che altro sarebbe contro, andrebbe contro il senso dello scambio. Cioè se un Pokémon per evolvere ha bisogno dello scambio, come fa uno selvatico a spawnare Ashton Pokéfanatico con la maglia di Slowpoke? Vabbè. Ma guarda un po', mi ha dato uno Slowpoke. Non l'avrei mai detto. Guarda, io a me piacciono i Pokémon e tutto, ma mai andrei in giro vestito da Slowpoke. A meno che non sia una fiera o qualcosa del genere. No, cioè deve avere dei problemi per me. Fine del gioco, guarda lì che faccia. La faccia da Slowpoke. La faccia da Slowpoke. Ma è diventato uno Slowpoke lui stesso. Non è un po' che fanatico, è uno Slowpoke. Non è più una persona. Secondo me se li riparlo posso catturarlo. In un qualche modo. Tipo li tiro qualcosa. Guarda Golbat. Oh, Onix, vieni qua. Vieni qua. Guardalo. 23. Allora, Onix scappa di solito. Quindi vediamo di tirare la bacca lampo e di catturarlo, perché lo voglio. Voglio provare a cavalcarlo. Però per cavalcarlo devo metterlo in squadra, giusto? Sì, ma... E poi è bellissimo perché è enorme.
È tipo gigantesco. E no, non entra. Non entra mai questo. Ma va là, ma è altissimo. Cioè, come funziona? Io ho sempre pensato che il tiro te lo regolasse lui, no? Cioè, nel senso, il Pokémon è alto, ti tira più in alto. No, no, devo tirare più forte io. Ok? È bella sta cosa. Ed è anche entrato. Fuck yes. Adesso lo voglio subito in squadra. 23 è anche grosso. Cioè, questo è già pronto. Lo metto al posto di Pikachu. Possiamo metterlo al posto di Pikachu? Tanto... Sì. Tanto finché non troviamo la cosa, non... la pietra non possiamo usarlo. Ok. Let's go, Onix! Guardalo! Bellissimo! Bellissimo! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Dove fa... Onix? No! Oddio! Ah! Ah, sei qua! Salve! Ma... Ah, perché non ci passa? Ah, ok! Beh, non è... Va bene, no? Ci sta come cosa, giustamente. Non è che... Sarebbe stato più bello se avesse scalato... Però purtroppo è un mondo chiuso, insomma. Che frase bella. Kangaskhan? Ok. Chissà... Voglio anche un Kangaskhan. Datemi un Kangaskhan. 395 punti esperienza. Vabbè, non bastano. E faccia le Slowpoke. Ma perché non c'è la faccia da Kangaskhan? Oppure perché non è uno Slowpoke? Adesso mi ricompare. Oh, sì! Yeah, baby. Let's go. Cosa fa? Onix sembra suo agio in questo posto. Grazie, l'ho trovato qua. Ok, derivitalizzante. Vieni fuori. Ma poi tiro tipo sto geodude l'ho tirato sotto. L'ho investito. Poveraccio. Ma guarda come si muove, ha fatto benissimo. Ah, questo c'hai lotta, vieni qua. Vieni, vieni. C'ho il Pidgeotto davanti. Faccio vedere io come si fa i Pokémon lotta. Ci avrai Machop, Machok. Chi è che ci avrai? Machok? Onix, orca miseria. Ma che cacchio di problemi c'ha questo? Ma perché non c'è Pokémon lotta? Aiuto! Onix, addio. Finirei con una bella frustata. Frustata è sempre super efficace. Vedi che ti scrive frustata super efficace. No, è sempre super efficace. Ok, mi sale? Non mi sale di livello. Volevo farlo evolvere, vorrei. Ah no, in realtà devo far evolvere Pidgeotto io, adesso che ci penso. E non ci sono arrivato, super colpo. Non ci sono arrivato. Perché mi serve per Erika. Per la prossima capo palestra. Ok, qua c'è un altro di questi qua. Dimmi che c'hai lotta. Dai, ma che cacchio, sei un combattente lì, come cacchio si chiama? Il dogista. Ma fai qualcosa. Eric, cintura nera. Oh, almeno c'è in lotta, non vedi che sei stupido? Deve essere il nome. Qui ci starebbe tantissimo la meme di Spider-Man. Quello che... C'è Spider-Man che incontra l'altro Spider-Man, quello finto. E tipo si ritrovano e fanno così. Vuoi dire tu? Uguale. Poliwhirl. Ho letto Poliwrath, ma forse sono un po' troppo forti. Cioè, sono un po' troppo deboli per avere Poliwhirl. Mi fai salire di livello, Ivysaur? Oh, grazie. Finalmente. Un Venusaur abbiamo almeno. Uno in tutte le serie che ho portato. Uno ce l'abbiamo. Grazie. Mi hai distrutto. Ah, lo so. Grazie. Tre Pokéball. Oh, ok. E purtroppo gli avevo bloccato l'evoluzione perché volevo evolverlo con voi. E volevo un bellissimo Venusaur. Yes. Tra l'altro mi avete detto che ci sono le Mega. Ci sono le mega, ci sono le mega. Ok. Buono, buono. E ce l'abbiamo. E mo? Mo come lo usiamo? Petalo danza? Sì. Tanto mi sa che c'ho un ruggito ancora, vero? Sì. Ma leva un ruggito, ma chi se ne frega. Al diavolo, le mosse normali. Però mi sa che petalo danza confonde, vero? Dovrebbe confondere. Cioè, mi confonde il Venusaur. Non lo so, non mi ricordo. 3 mega. Va bene. E comunque i soldi adesso non stanno diventando più un problema perché si arricchi. Quasi.
Sto tipo qua lo combatte. Ma sì, ma muori. Ma che cacchio me ne frega. Testiamo subito il Venus ora. Niente, come non detto. Ah, va bene. Ma guardate sti kamikaze dentro le grotte. Sono pazzi. Ma sta gente non è normale. Allora, Onyx, petalo danza, vai, fammi vedere. Che non mi ricordo davvero se effettivamente confonde o meno. Lui è morto? Non è confuso. Ok. Ma probabilmente c'ha la possibilità. Ah no! Continua a fare la ripetizione da solo. Fino a che poi non si confonde. Ok, adesso mi ricordo. È un po' tipo oltraggio. Infatti vedete che adesso si è rimbambito. Posso. Però in teoria adesso ho finito la battaglia, quindi si riprende. Ok, non mi ricordavo come funzionasse Petalo Danza. Cioè, sapevo che confondeva. Mi ricordavo che confondeva. Ma non mi ricordavo come, c'è un Charmander. Oh, c'è un tizio, non l'ho neanche visto. I miei occhi erano per quel Charmander. Che bellino. Cioè, io voglio, adesso mi metto a farmare un Charmander Shiny. Ah, per forza. Per forza, cioè devo averlo. Vi faccio una domanda. Tra tutti quelli di prima gen, solo prima gen, qual è lo Shiny che vi piace di più? Così, giusto per Perché ce ne sono parecchi a me che piacciono. Ma parecchi, parecchi, forse troppi. Però non saprei dire chi di più e chi di meno. Probabilmente una sfida tra Shellder. Che Shellder, vabbè, Shellder è bello già di suo, proprio, vabbè. E poi Ponyta. Uno di quei due. Ponyta blu è bellissimo. Shellder arancione è stupendo. Non lo so. È una sfida. No, fatemi ricaricare sto pigiotto perché mi sciopa. Mi salta per aria il pigiotto, non va bene. Breccia. Ma che vuoi fare, Breccia? Raga! Breccia super efficace sul pigiotto? Ma che cacchio stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ma Breccia è lotta! No, raga, ma non è vero. Ma si è buggato. Breccia è lotta. Fammi mettere Victory perché questo metterà Iron. No, raga, ma si è buggato qualcosa. Breccia è lotta. E pigiotto è volante. Ma siamo scemi? Ma cosa vuol dire? Cioè, mi sono perso un pezzo. Mi sono perso qualcosa. Super efficace non lo è mai. Mai. Cioè, io capirei se tipo avesse contato il tipo normale. Perché è normale volante. Ok, ma Breccia fai il doppio. Fai il 2x sul normale. Ma fai la metà sul volante. Questo vuol dire che in teoria dovresti fare danno normale, non super efficace. Ma non è vero. Ma si è buggato. Oh no, ma hanno cambiato qualcosa. Cioè io adesso voglio andare, mi informo. Ma cioè per me si è buggato. Ma va là. Breccia super efficace su coso non si è mai sentito nella vita. Ma mai. Non esiste. Da che parte devo andare io? Ho visto che di qua c'è un coso. Ma sbaglio, va un po' lentino. Sì, ma qua c'è un altro allenatore. Che palle. No, basta allenatori. Fatemi andare avanti. Devo passare davanti a questo per forza. Questo è forte, eh? Questo c'ha l'aria da forte. È una fanta allenatrice. Le fanta allenatrici sono quelle forti, infatti. Boh, raga, dovete spiegarmelo voi cosa è successo lì. Perché non ne ho idea. Non so, magari hanno cambiato qualche meccanica? Cioè, sarebbe assurda come cosa. Però potrebbe essere. Non lo so, magari non funziona un certo tipo. Molto strano perché comunque è molto simile alle battaglie che ci sono negli altri giochi. Quindi mi farebbe strano. Non lo so, ditemi voi. Perché Beedrill mi impara oltraggio? Di cosa stiamo parlando, ragazzi? No, scusate, davvero. Di cosa stiamo parlando? Perché Beedrill oltraggio? No. Non voglio oltraggio su Beedrill. Cioè, non ha senso oltraggio su Beedrill. Come fai a usare un oltraggio su Beedrill? No, non funziona. Cioè, capito? Neanche la Mega diventa con oltraggio. Ma va là. Vabbè, questo me lo sono cercato. Adesso ho paura di sconfiggere questi cosi perché. Che mi tirano fuori un matchup con Breccia, mi devastano il Pidgeot. Cioè, non ha senso. Adi. Ok,
Oddio. Cacchio Onix, stai calmo, eh. Questo è il fatto che tipo ogni tanto ti ritrovi, non vedi niente, poi ti ritrovi il puff e che ti spunta un Onix sotto le gambe. Oddio santissimo, cosa ho detto? No, taglia. No, taglia. Faccio la combo di Onix, lo trovo shiny. Cos'è? Com'è Onix shiny? Giallo, vero? Verde. Verde giallo. Questo cosa fa? No, ho sbagliato. È un po' scomodo comunque da cioè non pensavo. Sì, è un po' scomodo. Forse era meglio Pokémon tipo. Boh. Altri Pokémon. C'è una Pokéball lì, non mi interessa. Vorrei uscire. Sacchetto di polvo stella. Ok. Quindi qua te lo metto nel sacchetto. Non c'è più la polvo stella così classica. Sai cosa fai? Ti giri? Girati, ti prego. Non voglio combattere. Neanche con Rayor. Ho detto non voglio combattere con Rayorn. Giustamente mi arriva Rayorn dentro nei denti. Ma che cacchio. Va bene, vieni. Vieni anche te nella squadra. Tocca combattere anche quell'altro. Ah, lo sapevo che c'avevi il Vulpix. Messo apposta. Tanto le campeggiatrici c'hanno sempre Pokémon tipo fuoco. Quello di prima c'aveva Growlithe. Cazzo, c'ha Vulpix. Classico. Sta mettere un Graveler con quattro braccia. Che poi perché? Perché il Graveler c'ha quattro braccia e poi le perde? Cioè diventa golem e le perde. Ma che senso ha? Povero Graveler. È creepy come cosa. Cioè perde le braccia quando evolve. Cioè vabbè che ne guadagna due. Una perla che si vende. Perfetto, grazie. Cioè ne ha due all'inizio. Ne ha quattro dopo. Poi ne perde due. Ma poverino. Povero Graveler. Beh, questi sembrano tipo quegli indovinelli. Ha quattro gambe quando nasce. Ha due gambe quando cresce. E ha tre gambe quando muore. Cos'è? È l'umano. Però aspetta, mi ha rotto le palle Stonix. Cioè, no, davvero. Averlo. Preferivo il Victreebel. Sto punto. Onix mi piaceva perché era bella come idea, dai. Cioè, c'hai un cacchio di drago che non è un drago, ma vabbè, due sassi messi in croce lì così. Lì c'è una Pokéball. Siamo alla Vandonia.